semplice, è molto semplice. Ma dobbiamo fare come sempre un piccolo ripasso di altre materie. Ok, quando noi parlavamo di pronomi diretti nei tempi composti, vediamo se qualcuno si ricorda. Io dico o ti o regalato senza il ti. Ho regalato Un libro. le scarpe a Maria. E io, qual era qua il mio complemento diretto? Scarpe. Le scarpe, vero? Allora usiamo semplicemente le scarpe. Ho regalato le scarpe. E io che cosa dovevo fare se invece di mettere le scarpe usavo il pronome diretto per le scarpe? Come diventava questa frase? Era Le ho regalato. Ok, sarebbe le ho, però ricordiamo la regola, con i pronomi diretti io non dico le ho regalato, ma dico le ho regalato Ti. te. Ah, perché con i pronomi diretti quello che succedeva era che il participio doveva coincidere con il pronome. Ah, sì. Vero? Allora, per esempio, il libro l'ho letto, ma la rivista l'ho letta. Gli amici li ho chiamati. Allora, con i pronomi diretti avevamo una regola che diceva che il participio deve coincidere con il pronome che usiamo. Ma per fortuna i pronomi indiretti no. Ok, allora per fortuna quando noi usiamo un pronome indiretto non siamo obbligati a cambiare il participio. Come sempre, con tutti i verbi che usano il verbo avere come ausiliare, il participio finirà sempre con o. Allora, leggiamo solo quelli dei pronomi indiretti per farlo più veloce. Florenzia, leggimi il primo a destra. Mia. Mi ha detto la verità. Esatto, Luis, la prossima. Benissimo, Ti ho spiegato tutto. Manuel, la prossima. Benissimo, Gli abbiamo regalato un vaso cinese. Angelica, la prossima. Microfono, Angelica. Angelica, il microfono. Non so di questo, quello. Pagina 152, dove eravamo rimasti alla fine, esercizio 8, che dice i pronomi nei tempi composti. Stiamo leggendo le frasi a destra e a te tocca per a lei, Leo. L'ho preso in giro? No, devi solo leggere. Allora, dice, le ho portato fortuna. Okay. Le ho portato fortuna. Esatto. Rachel, la prossima. Rachel? Ti hanno prestato la loro moto.
Perfetto. Patrizia, la prossima. Vi ho telefonato più volte. Benissimo. Virginia, la prossima. Gli ha spedito una lettera. Uber. E finalmente Florencia. Gli ho offerto un po' di torta. Esatto. Ok, allora, con i pronomi indiretti è uguale se a lui, lei, maschile, femminile, plurale o singolare. Finisce sempre, il participio finisce sempre con la lettera O. Ok, allora, prima di finire, facciamo questo esercizio. L'esercizio numero 9 della pagina 153. Vi do alcuni minuti per farlo e lo controlliamo. Ok. No.
Bene, pronti? Pronto. Siamo pronti. Super. Bene, allora, Luis, vediamo la numero uno. Gli ho fatto vedere le foto della costiera amalfitana. Perfetto, gli ho fatto vedere le foto della costiera amalfitana. Ovviamente cambiamo il a Nicola per un gli. Ricordate che Nicola è un nome maschile in italiano. È un uomo. Super, Manuel, la numero due. Gli abbiamo raccontato a Flavia e a Nadia le nostre avventure. Super, gli abbiamo raccontato a Flavia e Nadia le nostre avventure. Super. Angelica? Gli ho inviato un telegramma di congratulazioni al dottor Marini. Sì. Come sarebbe con il pronome? Le maiuscola, le ho inviato un telegramma di congratulazioni. Occhioli, io non sto parlando direttamente con il signor Marini in maniera formale. Non sto dicendo dottor Marini, signore, le. Allora gli, perché semplicemente a lui. Gli ho inviato un telegramma di congratulazioni al dottor Marini. Super. Raquel, la 4. Le ho consigliato il mio frequentare quel ragazzo. Le ho consigliato di non frequentare quel ragazzo. Bene, una cosa che ho sbagliato io, nella 3 quando l'ho ripetuto, ho detto, gli ho inviato un telegramma di congratulazioni, ho detto anche al dottor Marini, ma non posso. Guardate che o dico a lui o dico gli. È stato errore mio. Mm-hmm. Bene. E finalmente Patrizia, la numero 5. Il concorso gli darà l'opportunità di vincere una vacanza. Esatto, il concorso gli darà l'opportunità di vincere una vacanza. Super. Sì. Benissimo, allora per oggi finiamo qua.